adesso delle caratteristiche tecniche della montatura AZ-GTI. In alto potete vedere c'è una bolla di riferimento che serve per poter mettere perfettamente orizzontale la montatura rispetto al terreno. È una fase molto importante del setup della montatura, in quanto più saremo precisi nel metterla in orizzontale e più sarà preciso l'inseguimento della montatura nel cielo. A fianco della bolla vediamo la manopola di blocco della slitta tipo Vixen, dove possiamo attaccare il telescopio o una macchina fotografica. E dall'altra parte, a contrasto, abbiamo il blocco della latitudine. È molto comodo, è abbastanza geniale questa forma a petalo triangolare, che consente di bloccare e sbloccare facilmente la montatura anche con i guanti. In basso invece vediamo il comparto delle batterie, dove è possibile installare 8 batterie a stilo da un volt e mezzo. E di fianco sotto abbiamo il blocco dell'azimut, che dobbiamo stringere, ma non troppo, così ci dice il manuale, per bloccare la montatura sulla vite del treppiede. Da quest'altra parte abbiamo invece i vari attacchi. A partire da sinistra abbiamo la presa per la pulsantiera, che vi ricordo non è inserita nella scatola, nella confezione, ma va o acquistata a parte, o se avete un'altra montatura Skywatcher potete utilizzarla dalla versione 4.x in poi. Abbiamo poi il pin per la corrente esterna, possiamo utilizzare una batteria 12 volts esterna al litio oppure al piombo, come preferiamo, purché eroghi almeno un minimo di potenza, che vediamo più avanti. Abbiamo poi la presa snap per collegare una macchina fotografica e poter fare lo scatto remoto sulla macchina comandandolo dalla pulsantiera o dal telefonino. Abbiamo poi il tasto di accensione e spegnimento della montatura, on off, il tasto rosso, e poi molto importante il LED sulla destra. Vediamo adesso come funziona la montatura. Attacchiamo l'end controller per comodità. Utilizzerò questa batteria ai polimeri di litio a 12 volts, molto semplice, ha un doppio cavo. Questo cavo più corto serve per ricaricarla e questo cavo più lungo serve per alimentare la montatura. E adesso inseriamo l'alimentazione, accendiamo la batteria e accendiamo la montatura. A questo punto abbiamo la pulsantiera che riconosce immediatamente la montatura e quindi siamo in grado di operare normalmente con la pulsantiera. Possiamo mettere ad esempio un rate 9 e sentiamo il rumore della montatura. Questo è il movimento in azimut e se lo muoviamo in altezza. Questo è il massimo rumore che fa la montatura a velocità 9 quando la comandiamo manualmente. Se già la mettiamo a rate 5, per esempio, e la muoviamo in altezza, diciamo la montatura si sta muovendo, ma non sentiamo nessun rumore. Anche a rate 7, per esempio, il rumore è molto basso. A rate 6 è quasi inavvertibile. Quindi è una montatura usabile molto bene anche di notte, in casa, sul balcone, per esempio. Non disturbiamo nessuno durante l'osservazione. Il funzionamento è molto semplice. Come vedete, la luce qui sta lampeggiando, indicando che la wifi è accesa. Quindi se noi togliamo, adesso spegniamo la montatura un attimo, togliamo l'end control e attacchiamo il telefonino, vedremo come far funzionare la montatura normalmente, così come viene data come accessore. Vediamo adesso di collegare il nostro telefonino con la montatura. Accendiamo la batteria. Poi accendiamo la montatura, il LED lampeggia, questo è il nostro telefonino, l'app è la SyncScan, che è questa,
Attiviamo la wifi adesso e troviamo come rete wifi si inscanna, nel mio caso B25E. Quindi seleziono SinScan, non c'è bisogno di password e quindi siamo collegati. A questo punto rientriamo nella nostra app e vediamo che noi possiamo avere un controllo completo della nostra montatura. Questi sono i pulsanti di navigazione. Alziamo la velocità a 9. Adesso ci stiamo collegando. Ok. Possiamo selezionare le varie velocità, fino per esempio alla velocità 5 che può essere adatta per posizionare l'oggetto al centro oculare. E come potete vedere, anzi sentire, non c'è nessun rumore sulla montatura. Assolutamente silenziosa. Abbiamo moltissime funzionalità, adesso non ve le descrivo tutti, però abbiamo per esempio migliori oggetti del sistema celeste, libernazione, identificazione di oggetto, puntare delle cose, allineamento, questa è la funzione più importante, che è la principale. Abbiamo allineamento dalle stelle più luminose, quindi basta che noi scegliamo tre stelle più luminose che vediamo nel cielo, distanti però tra loro, oppure allineamento al nord o livello, oppure possiamo resettare l'allineamento. Altra è la funzione stella, quindi sistema solare, stelle con nome o stelle doppie. Altre funzionalità sono Deep Sky, in cui possiamo scegliere degli oggetti Deep Sky e puntarli direttamente. E poi abbiamo interessante nella libernazione, cioè possiamo bloccare la montatura così com'è. E, per esempio, andare a cena, ritornare e riaccendere la montatura e la ritroviamo già correttamente puntata sul cielo. La funzionalità dell'app è fantastica, funziona benissimo, ve la consiglio, e si può scaricare gratuitamente, quindi non resta che acquistare questa montatura divertendosi nell'utilizzo. Possiamo anche andare a due assi. Vedete? Ovviamente l'utilizzo del telefonino è più scomodo perché non riusciamo a identificare i tasti mentre guardiamo al telescopio, mentre la pulsantiera ha la possibilità di sentire i tasti col dito e quindi riconoscere destra, sinistra, alto e basso e poter muovere in maniera più comoda il telescopio. Comunque l'app funziona benissimo, non ha mai dato segni di cedimento, perfetta fin dalla prima volta. Quindi vi consiglio di scaricarla o da Google Play Store o dal sito Apple. Vediamo ora come collegare la montatura a un treppiede. Il treppiede ha la sua vite da 30 pollici e la montatura sotto ha la femmina di questa vite. Quindi basta trovare la vite, cominciare ad avvitare e infine la montatura si bloccherà al termine della filettatura. Se noi guardiamo bene questa parte, noi abbiamo qui una vite di blocco dell'azimut che consente di bloccare la montatura al treppiede e viene consigliato dalla ScreenWatcher di non stringere a morte questa vite, ma di semplicemente di bloccarla in maniera tale che la montatura non possa più muoversi una volta bloccata questa vite. A questo punto noi abbiamo la possibilità di sbloccare l'asse di altezza con questa vite fatta a pedalo, molto comoda, anche con i guanti si muove molto bene di notte. E questa montatura ha anche la caratteristica di avere degli encoder interni, per cui se attivati, di default sono disattivati, quindi bisogna attivarli o dall'app del telefonino o dalla pulsantiera SinScan. Una volta attivati gli encoder, noi possiamo velocemente, per esempio, puntare la luna al nostro telescopio, bloccare con questa vite l'asse di azimut e con questa vite qua invece l'asse di altezza. Quindi, una volta bloccato il telescopio, la montatura non perderà l'allineamento proprio grazie a questi encoder inclusi dentro. L'utilizzo è facilissimo: qui abbiamo la presa del vano portabatterie dove vanno inserite le 8 batterie a stilo.
Io però normalmente utilizzo una batteria esterna e mediante l'apposito connettore sito davanti. Qui davanti vediamo i vari connettori possibili, che sono, abbiamo detto, il land control, il secondo connettore è la batteria esterna, il terzo connettore è il cavetto per la macchina fotografica e poi l'interruttore di accensione. E in fondo abbiamo il LED, dove possiamo verificare lo stato di funzionamento della montatura. Come insegue questa montatura? Abbastanza bene, essendo un'alta azimutale, chiaramente non è adatta alla fotografia del profondo cielo per lunghissime pose, però per fotografare con la tecnica della Lucky Image, con delle camere CMOS, facendo fotografie di pochi secondi e non migliaia di fotogrammi, ma alcune centinaia, possiamo ottenere dei buoni risultati anche sul profondo cielo. Chiaramente questa montatura è votata più alla parte visuale, essendo alta azimutale è molto comodo, in quanto noi per quanto possiamo orientare il telescopio in alto e in basso abbiamo sempre la posizione seduta comoda. La portata non è eccezionale, ma anche la montatura è molto piccola, pesa pochissimo, abbiamo detto 1,3 kg, e quindi è possibile portarla facilmente in borsa o con noi in viaggio o in uno zaino, per esempio. Sulla parte della slitta VXR possiamo mettere anche una macchina fotografica con una piastra adatta, con un obiettivo, e grazie al software incluso nella app del telefono o nella pulsantina Assist Scan possiamo fare delle fotografie programmate, per esempio al panorama, al paesaggio o a degli eventi che vogliamo seguire. La montatura insegue sia in modalità siderale, in modalità lunare, in modalità solare, oppure può rimanere ferma con i motori fermi, la comandiamo direttamente con i pulsanti per usarla per esempio con un cannocchiale che utilizzeremo per osservare delle cose lontane. L'impressione è molto buona, è solida, la montatura ha funzionato molto bene, provata sia sul sole con un telescopio Lant 50, sia di notte con un Borg 101, quindi con un peso importante, però la montatura non ha dato segni di stanchezza, anche la batteria, devo dire, è durata tantissimo, quindi non ha avuto problemi di durata, e quindi direi che ne sono abbastanza soddisfatto. Per quello che costa, il valore è altissimo, considerato che nella scatola che viene fornita, che è questa, che è una scatola molto semplice, e quindi ha semplicemente un'imbottitura per il contenimento della montatura. Questa imbottitura può essere conservata per mettere magari in una borsa. Nella scatola viene, nella confezione viene dato anche un cavetto fotografico per comandare una camera Nikon, che ha il classico cavetto col mini pin, credo da 2,1 mm. Quindi con questo cavetto inserito nella macchina, nella montatura, qui attacchiamo la nostra Canon e possiamo comandare lo scatto sia come durata sia come intervallo. Quindi molto completa, molto carina, bella da vedere, piacevole al tatto, diciamo la parte sotto è in metallo, la parte nera è in plastica, però è molto robusta. La manopola è molto bella, specie questa è fantastica, bellissima da manovrare, e quindi diciamo ve la consiglio sicuramente come montatore da viaggio e anche per escursioni in montagna, anche per la natura. Come caratteristica della montatura abbiamo il peso, è solamente 1,3 kg, pochissimo, quindi potete quasi tenerla in una tasca del giaccone o in una borsa molto facilmente, ed è in grado di supportare pesi fino a 5 kg. 5 kg è un peso importante, non è poco, è una macchina fotografica con un grosso teleobiettivo, pesa meno di 5 kg, così come un telescopio fino a 80 mm, anche 100 mm, per esempio un Borg 101, che poi vediamo nella visuale diretta, è in grado di essere gestito pienamente da questa montatura. Nel caso in cui acquistiate anche il treppiede con l'estensione in altezza, il peso viene aggiunto di circa 2 kg. Per quanto riguarda la corrente, dobbiamo avere una batteria che eroghi almeno 7,5 volts e al massimo 14, quindi una batteria esterna da 12 volts va benissimo. L'importante è che eroghi almeno 750 mA per poter far muovere la montatura e consentire l'inseguimento. Per quanto riguarda invece la presa snap, esistono diversi modelli di cavi, naturalmente per camere Canon, Nikon, Sony, eccetera.
In dotazione viene dato il cavetto per la Canon, che quindi potete utilizzare immediatamente, che trovate nella scatola. Per quanto riguarda invece il LED rosso, molto importante, questo LED, quando accendiamo la montatura, assumerà quattro stati. Il primo stato, naturalmente, è lo stato spento, chiaramente. Quando lo accendiamo abbiamo la luce, che rimane accesa fissa, che sta a intendere che la wifi interna è spenta. Se è la luce intermittente con un flash, allora la wifi è accesa. Se invece la luce è intermittente con due flash, vuol dire che la app del telefonino è riuscita a connettersi con la wifi della montatura.